Eccomi a Balaclava, questo importante sito storico dove è praticamente un'insenatura strategica che entra direttamente dal Mar Nero in questo fiordo tra le montagne. E la bellezza di questo posto è incredibile, ma la cosa bella è che nell'Odissea Omero ne parla come covo di pirati sanguinari. E da Omero si passa alla flotta navale sovietica ai tempi della grande Russia, quando era ancora una grande potenza militare. Quindi queste grandi navi sovietiche hanno utilizzato questa insenatura, questo luogo proprio come punto strategico, perché riuscivano a nascondere la propria flotta ed essere nascondersi proprio dalla vista, direttamente dal Mar Nero. Quindi è un punto molto strategico. Ma la cosa bella, la cosa interessante di questo luogo è il suo nome. Balaclava, alla fine noi tutti lo conosciamo come... Dire Balaclava è uguale a dire passamontagna. Infatti il nome Balaclava, utilizzato da tutti noi, deriva proprio da questo fatto storico, risalente al 1854 durante la guerra di Crimea, dove la flotta inglese era praticamente dislocata in questa zona. E cosa è successo? Che quell'inverno è stato molto rigido e soprattutto movimentato, e gran parte della flotta è andata sotto acqua. I marinai hanno iniziato a morire di freddo. Queste notizie sono arrivate in Inghilterra attraverso il Times, e le mogli e le compagne di questi marinai che stavano morendo di freddo, preoccupate della vita dei propri cari in questa zona, hanno iniziato a cucire e a creare dei passamontagna di lana da spedire direttamente qui. Ecco il perché questo luogo si chiama Balaclava.